Non c'è da dire niente, sulle prestazioni del Livorno. Vittoria strameritata, vi dirò, secondo me vittoria che poteva essere anche più ampia a livello di differenza reti, ecco. Non dico che poteva finire 28-0, ma secondo me si finiva 4, o al massimo 5-0, Livorno non aveva rubato niente. Bellissima partita perché? Perché oltre appunto ad aver aggredito sino più o meno alla fine, poi chiaramente negli ultimi 10-15 minuti del Livorno è scoppiato, però vabbè, anzi scoppiato, un po' scoppiato, perché volendo un po' di benzina ce l'aveva sempre. Oltre comunque ad attaccare e ad essere aggressivi, si è difeso bene, non ha concesso niente alla Pistoiese, che non scordiamoci che, se non sbaglio, e spero di non dire la cavolata, veniva da una serie di risultati positivi. Mi pare, tre vittorie e un pareggio. Non mi ricordo se l'ordine preciso di queste quattro partite, ma mi pare che fossero quelle. Comunque, se non sono tre vittorie e un pareggio, veniva comunque da una serie di risultati molto positivi. Quindi diciamo che la Pistoiese al momento era in forma, ecco. Quindi diciamo che rende ancora la vittoria, la prestazione per il mio ancora più bella. E come ho detto all'inizio, non c'è da dire niente a Livorno. Livorno che veramente a me è piaciuto molto. E bene, bene, bene. Per quanto riguarda quello che è successo nel primo e nel secondo tempo, c'è da dire che per un 90% della partita, quindi diciamo che primo tempo e secondo tempo più o meno i ritmi sono stati uguali. Il Livorno ha gestito benissimo la partita e, come ho già detto prima, non ha concesso niente agli avversari. A parte, vabbè, all'inizio che il proprio Stesi ha fatto un'azione, però per il resto, se non sbaglio, tiri in porta veri e propri, e ora vi spiego che cosa vuol dire veri e propri, il proprio Stesi non l'ha fatto. Veri e propri intendo praticamente, che ne so, azioni, no? Che poi magari non lo so, hanno permesso alla Pistoiese di fare un tiro dentro l'area e Mazzoni, diciamo, si è dovuto superare, ecco. Quello no. Verso più o meno metà del secondo tempo, quando la partita era più o meno chiusa, perché comunque, se non sbaglio, eravamo già sul 3-0, la Pistoiese ha provato qualche tiro da distanza, buon tiro, cioè qualche bel tiro è venuto fuori, però diciamo era, diciamo, come lo definisco io, il tiro dello sbando, perché praticamente non sapevi come arrivare in porta e speravi che magari, non lo so, tirando da fuori area, magari o te, giocatore, la prendevi bene, o il portiere magari faceva una cappellata, chiamiamola così, una papera, magari potevi riaprire la partita, e quindi le chiamo tiro dello sbando. Quindi, a parte questo, se vi tiri propri, tiri veri e propri, la Pistoiese non l'ha fatta. Niente, sono veramente contento. Una cosa particolare che ci tenevo a dire, e questa è una cosa che cioè almeno io la penso così, poi non so voi, che mi ha fatto veramente piacere, è che di solito Livorno, non sempre, però di solito Livorno, quando vince, poi un po' si addormenta, che è una cosa capibile ma non giusta, però il solito si addormenta, concede qualcosa agli avversari e poi i ritmi di gioco calano drasticamente rispetto magari a come era partito all'inizio. E invece stavolta Livorno è partito benissimo sin dall'inizio, beh, ripeto, lasciando stare l'azione iniziale della Pistoiese, così, però è partito sin dall'inizio subito a bomba. E quel ritmo l'ha portato bene o male, poi dipendeva anche dal momento della partita, però l'ha portato sino a un 75esimo, 80esimo, e poi chiaramente partita chiusa, il Livorno l'ha un po' gestita con più tranquillità, ecco. Però resta di fatto che è stato sempre attento e ha lottato anche quando di per sé la Pistoiese non dava problemi, che magari uno dice ok, chiudiamola perché questa squadra qua magari se la concediamo qualcosa, magari rischia di riaprire la partita, di ribaltare qualcosa. Invece no, a Livorno, nonostante tutto, nonostante la Pistoiese non, dal mio punto di vista, non attaccasse, che fosse sì pericolosa, dove dire ok, cerchiamo di chiuderla perché sennò siamo nella cacca,
il Livorno ha continuato ad attaccare, fra l'altro ha trovato addirittura il terzo gol con Cellini su rigore, rigore che tra l'altro c'era, parentesi, meglio sempre dirlo, Vando Leosi, incredibilmente le scelte arbitrali sono giuste. E quindi niente, diciamo che anzi più del 75-80esimo il Livorno ha cercato, cioè ha cercato, è diventato un po' più lento, ma per questo non vuol dire che cioè questa cosa non vuol dire che allora il Livorno si è addormentato, ha solamente rallentato il ritmo di gioco, perché come ho detto virtualmente, diciamo, la partita era chiusa. Comunque l'ha cioè, ha fatto ciò più o meno dopo il gol di Cellini, quindi non era 75-80esimo, però comunque era quando la partita era chiusa. Però nonostante tutto, ripeto, pur rallentando il gioco non ha concesso niente all'avversario, giocava solamente con più tranquillità gestendo meglio il possesso di palla, dal mio punto di vista è stato così. Quindi è una cosa che ci tengo a sottolineare, perché parlando di quest'anno, nonostante ora stiamo veramente cavalcando un'onda impressionante, perché momentaneamente di che siamo in forma di poco, e non scordiamoci che ci manca il Toro in attacco, che uno come vantaggiato con il potenziale che ha in questa categoria può veramente smostrare, ma non scordiamoci che ripeto, ci manca lui davanti. E la cosa bella è che momentaneamente gli attaccanti non ce lo fanno diciamo, no, mancare, però diciamo non fanno sentire questa sua assenza, perché comunque gli attaccanti stanno comportando bene, soprattutto Cellini, Maritato e Murillo. Quindi nonostante, cioè, Dio, siamo in forma, e manca anche Vantaggiato, che secondo me è uno dei top della categoria, ecco. Quindi stiamo cavalcando un'onda impressionante, e io sono veramente contento. Chiaramente non do pronostici, non do niente, perché sennò poi o porto sfortuna o altro, quindi sto zitto. Però la cosa che devo dire, perché è vera, perché qui non è una cosa soggettiva ma una cosa obiettiva, è che siamo veramente in un periodo di forma straordinario, e momentaneamente credo che chiunque giochi contro di noi, soprattutto se si gioca in casa, sicuramente si trova di fronte a una squadra molto compatta, molto aggressiva, con voglia di far punti, se continuiamo chiaramente a giocare così. Comunque niente, finendo il discorso, ottima partita, ottimo momento, ottima squadra, compattezza del gruppo, perché secondo me era un gruppo momentaneamente molto compatto. E bene, abbiamo sconfitto una Pistoiese che veniva da un periodo di forma anche molto buono. E niente, non dico niente, perché mi voglio godere il momento e non voglio portare, come ho già detto prima, sfortuna, che soltanto quando dico sì, poi almeno nella metà dei casi succede qualcosa nella partita dopo, quindi sto zitto. E basta, credo non ci sia da dire altro. No, stavo pensando un po' alle cose. No. Quindi basta, ci risentiamo la prossima partita, che cioè in pratica, anzi in teoria, è contro la Racing Roma. La partita sicuramente, vi riferisco a questi video registrazione. In pratica poi non lo so se uscirà con la Racing, probabilmente no, perché stando a quanto ho capito gioca un giorno in cui io lavoro e quindi non posso vederla, però in teoria dovremmo vederci poi con l'Alessandria. Partita secondo me che più che può riaprire il campionato, può comunque farci capire se il Livorno momentaneamente è in grado davvero di lottare sino all'ultimo per un eventuale posto nei playoff / primo posto, ecco, insomma per un posto in Serie B. Questa è la mia idea. Quindi niente, comunque ci rivedremo poi, non so quando, ma ci rivedremo in un prossimo video registrazione commento. Niente, detto questo, forza Livorno, godiamoci questa super prestazione, questo super momento. Ciao a tutti!